Smarter 2 with NetAtmo. Utilizzo manuale del termostato. Non appena installato, Smarter 2 with NetAtmo funziona immediatamente come un normale termostato. Smarter 2 with NetAtmo ha tre schermate che puoi far scorrere da destra verso sinistra e viceversa. Queste ti mostreranno il livello di umidità rilevato, il set point, ossia la temperatura impostata da raggiungere, e naturalmente la temperatura misurata nella stanza. Per impostare dal termostato la temperatura da raggiungere, vai sulla schermata del set point e premendo le freccine rossa o blu aumenta o diminuisci la temperatura che desideri. Se mantieni premuta la freccina, lo scorrere dei gradi si velocizza e senti un feedback di vibrazione. Vedrai poi un'icona con una mano illuminarsi, questa segna l'utilizzo del dispositivo in modalità manuale. Una volta scelta la temperatura, il termostato tornerà alla pagina iniziale e vedrai apparire l'icona con la fiammella che segnala l'accensione della caldaia. Se hai necessità di accendere il riscaldamento per un certo periodo di tempo, indipendentemente dalla programmazione o da una precisa temperatura da raggiungere, utilizza la comoda funzione Boost. Tocca il triangolino Play e scegli l'intervallo di tempo che preferisci, tra 30, 60 e 90 minuti. Tocca di nuovo il triangolino Play se vuoi interrompere la funzione. Mentre la funzione Boost è attiva, vedrai la barra rossa scendere proporzionalmente allo scorrere dei minuti selezionati. Una volta che il tempo è trascorso, il termostato continuerà a funzionare come da programmazione.